scritto Giorgia in grande e poi ho scritto che mi chiamo Giorgia. Vabbè, leggo perché sennò. Mi chiamo Giorgia, deriva dal nome latino imperiale Georgia, a sua volta forma femminile del greco bizantino Georgios, che significa contadino, agricoltore, lavoratore della terra. Non so il vero motivo per cui mi chiamo così. Mamma dice che è un nome che piaceva un po' a tutti, soprattutto a mia sorella Ilaria. Potevano scegliere tra tanti nomi, Gioia, Maura, invece sono proprio Giorgia. Io adoro il mio nome, ancor prima di sapere il significato, per le forme che ha: giri, scendi, sali, chiudi, cerchi, metti punti, gambine, disegni, puntini sopra le lettere. Insomma, è proprio adatto alla mia fantasia, ma anche alle mie forme, al mio pensiero contorto. Il puntino vorrà dire la metà, forse per quando mi sento meno, oppure vale un punto per quando decido, per quando decidi di dover essere ferma nelle mie decisioni. Allora, ho fatto due parti, una, diciamo, dove descrivo la storia del nome, del perché mi chiamo così, e l'altra invece, come vi ho detto, io adoro fare filastrocche improvvisate, ho spiegato il significato del nome in filastrocche. Allora, il mio nome mi è stato assegnato dai miei genitori perché era il nome di mio nonno paterno. Credo che l'80% di noi ha questa storia. Di lui mi resta non solo il mio nome e cognome, perché mi chiamo così, Giuseppe Vitale come lui, ma molti modi di fare. Lui mi ha avvicinato all'arte, al racconto e all'amore per la ricerca. Un giorno mio fratello tornò da scuola urlando: "La chiamiamo Claudia", e fu accontentato. Ma la cosa curiosa è che non vi erano né compagni di scuola che si chiamavano così, ed ancora oggi mio fratello non sa il perché di questa scelta. Il nome Claudia deriva dal latino colei che zoppica, ossia claudicante. Quindi zoppicare uguale tentennare. Il tentennare dinanzi alle scelte è molto ricorrente in me. Ma ciò mi serve per analizzare al meglio le opzioni e prendermi del tempo per riflettere. Questo l'ho appreso e continuo ad apprenderlo per poter mettere a bada l'impulsività, che è l'elemento principale del mio carattere. Ho avuto momenti in cui ho zoppicato, vacillato e tentennato, ma mi rendo conto che non sono mai caduta, scoprendo in me una grande forza d'animo, ma che molto spesso me ne devo ricordare. E quindi, come un circolo vizioso, ricomincio a tentennare. Gianmarco è un nome composto da Gianni e Marco, come si può ben capire, che significa Dio ha avuto misericordia. Quindi la storia del perché mi chiamo Gianmarco è molto semplice. E Marco era quello che avevano scelto le mie sorelle, tra l'altro gemelle, quindi avevano una forza molto importante nella famiglia. E mentre Gianni era un omaggio che i miei genitori volevano dare al mio nonno materno, perché durante, mi raccontava mia madre, durante la sua gravidanza, soprattutto quella mia, è stato particolarmente vicino. Invece, quello che rappresenta per me, l'ho scritto appositamente in matita, perché ancora non, di preciso non so quello che rappresenti per me. Sono la terza di quattro figli. Quando sono nata mia madre non poteva più attingere ai nomi delle mie nonne, già assegnate alle mie due sorelle, Anna e Carmela. Perciò invitò tutti i miei cugini, ben 11 cugini, e le mie due sorelle a scrivere su un bigliettino il proprio nome preferito. Li mise in una coppa e sorteggiò per il primo nome Giordana. Ma mia madre suonava male: Fanigliulo, Giordana, residente in via Giordano Bruno, così racconta. Perciò trasse un nuovo nome ed uscì Eleonora. Dopo aver convinto i miei nonni, che sottolineavano la loro difficoltà nel chiamarmi, decisero di chiamarmi proprio così. Eleonora significa creatura di luce, creatura compassionevole. Sono molto legata al mio nome e al suo significato, che ho ricercato sin da bambina. Sento uno spiccato senso di compassione e nella mia vita ho sempre ricercato dimensioni spirituali dove rifugiarmi e stare bene. A volte mi dicono che il mio sorriso è luminoso e irradia luce. È curioso e divertente come il mio attuale compagno, già dai primi incontri, mi ribattezzò proprio luce. Devo chiedergli se aveva fatto qualche ricerca sull'origine del mio nome per fare maggiormente colpo su di me.
Durante le sedute di yoga nidra, la fase di rilassamento post yoga, spesso l'insegnante ci fa ripetere mentalmente per 3 volte «Io sono luce» e un senso di benessere pervade tutto il mio corpo. Il mio nome non è di una santa, ma di una regina, infatti in Italia è un nome laico. Si dice che chi porta questo nome regali doni preziosi, lo leggo su un quadretto regalatomi da una mia amica preziosa. Questi doni sono compassione, sincerità, diplomazia, acuto senso di osservazione, qualità che cerco sempre di tenere vive nel mio quotidiano. Eleonora ha detto una cosa bellissima, no? Il mio compagno forse ha fatto una ricerca, si è informato su quello che significa il mio nome. Quanto è importante per noi che ci venga riconosciuta la nostra dignità di persone? Proprio con i riferimenti al nostro, al dono con cui veniamo al mondo, il nome. Pensate a che importanza abbia questo, per esempio, nella scuola. Io ho parlato in un corso dell'insegnamento personalizzato, ma come? In una classe in cui l'insegnante insegna a 30 persone, si può pensare a fare lezione ad un bambino, ad uno studente? Si può, perché non fai lezione ad un bambino. Ma se tu tocchi la sua storia personale, la sua biografia, lo chiami più facilmente dentro la dinamica relazionale che viene prima ancora della quantità di informazioni che trasmetti con la lezione. Cioè, se io insegnante so che il mio studente si chiama Eleonora e che per lei è importante associazione alla luce, devo trovare il modo durante la mia spiegazione di mandare uno sguardo ad Eleonora, attirare la sua attenzione, magari parlando anche della luce, perché troverò il modo di far entrare la luce anche nel mio discorso. Quando questo discorso diventa mutuabile su tutta la classe, si crea un clima di attenzione differente, una qualità di apprendimento differente, una qualità di relazione differente. Per attirare qualcuno devi chiamare in causa la sua storia personale. Pensate che gli studi sull'epigenetica, che sono recenti, oggi spiegano che parlare con la nostra autobiografia, quindi anche se qualcuno ci induce alla riflessione sull'autobiografia, aiuta a sprigionare ossitocina. L'ossitocina è l'ormone della fiducia, vuol dire che si cresce in fiducia grazie all'abbraccio che possono infondere le parole se noi riusciamo a toccare la biografia di qualcun altro. Se quindi questo diventa un modo di fare nel processo educativo, è normale che si apprenda meglio, perché si apprende in fiducia, cosa che invece manca oggi in molti modi di insegnare, per cui la scuola chiama gli studenti per cognome, quando addirittura non in modi differenti. Io sentivo dire che da una delle tante esperienze che vi potrei raccontare, ma a me io venivo chiamato con il nome del mio paese per distinguermi da un altro, ma voglio dire, è spersonalizzare così. Invece è proprio il fatto di dare il riconoscimento del nome che è fondamentale. O voi non fate caso a qualcuno che quando parla con voi non vi chiama per nome? Ah, ciao, pronto, dimmi, come, e non vi nomina mai. E magari voi dite, ah, ciao Stefano, come stai? Quanto è differente chiamare le persone con il nome, restituire quella dignità che è intrinseca al nome stesso, rispetto invece a chi non lo fa. La notate questa differenza? Perché che la notiate o no, sappiate che su di voi fa effetto, se il nome vi viene riconosciuto oppure no. Magari non ve ne accorgete, però quello che vi chiama, che non vi chiama col nome, vi piace sempre meno di qualcuno che invece questo tipo di riconoscimento ve lo dà. Okay? Sapevo già che il mio nome significasse, cioè se è un nome di una farfalla, però ho scoperto che è di origine letteraria ed è stato inventato da Swift, l'autore dei Viaggi di Gulliver. E tra le caratteristiche c'è scritto: non ama stare al centro dell'attenzione, considera gli affetti e la famiglia come il suo habitat naturale, non ha grandi esigenze e difficilmente si scontra con gli altri, in quanto ripudia ogni tipo di discussione. Ho scoperto successivamente che Silvia deriva dalla parola selva, abitante della selva. Ora mi rendo conto che il mio nome in qualche modo mi rappresenta, per il forte legame che ho con la natura ed il modo di relazionarmi con le piante e gli animali. Sono sicura che anche la connessione che ho con l'uso dei materiali sia in qualche modo un po' l'espressione di questo. Il bosco, a differenza del mare o altri elementi della natura, mi dà la sensazione di immenso silenzio. Tutto sommato, penso che il mio nome mi rappresenti in ciò che amo e in ciò che affettuosamente odio di me.